agire professionale una serie di omessi, cose che si possono dire, cose giustamente per la delicatezza anche della tua attività che non si possono dire. Quella dei carabinieri, in effetti, è una situazione, è chiaro, un po' delicata sotto questo aspetto, ma andiamo oltre per quanto riguarda un dato statistico che riguarda la nostra regione. Non so se si lega magari ad una questione nazionale, sempre nell'ambito del disagio psicologico. Sergio, guarda, nella nostra regione, ahimè, io saluto il Presidente Oliverio, saluto Mario Chiudo, saluto le persone che hanno, come dire, il compito di gestire la nostra regione, in questo caso la nostra provincia, però io non vedo strutture adatte a rispondere a questo tipo di disagio. Non le vedo, ci lavoro tutti i giorni, non le vedo. Spesso si affida l'ascolto alla canonica, oppure si affida l'ascolto al consultorio della chiesa, al consultorio familiare, dove operano delle persone che si spacciano per consulenti familiari, persone che hanno fatto un breve corso nel weekend e che si spacciano per counseling. Attenzione, c'è un decreto, ma c'è ancora di più una sentenza della Corte di Cassazione che dice che la consulenza è di competenza esclusiva dello psicologo. È bene precisarlo perché poi, cari amici counseling, addirittura adesso esiste il coach mentale, ancora un'altra figura che non si sa da dove arrivi. Queste figure devono fare attenzione perché poi arrivano i carabinieri da loro, rischiano denunce penali, rischiano delle pene molto severe, oltre al fatto che poi il paziente o l'utente può avvalersi del diritto di denunciare, perché c'è il reato di abuso di professione, c'è il reato legato al fatto che queste persone poi non sono tenute al segreto professionale, e c'è poi questo discorso legato al prete, che spesso vuole fare anche da psicologo. Con tutto il rispetto per i sacerdoti, ma i sacerdoti devono occuparsi di fatti che riguardano Dio, a meno che non siano, come è successo, come ho avuto modo di vedere all'università, La Sapienza di Roma o presso l'Università Pontificia di Roma, la cattolica, sacerdoti straordinari, laureati in psicologia specializzata, laureati in psichiatria specializzata, con i quali ho lavorato, con i quali ho avuto dei rapporti straordinari, presso ad esempio il Centro Elis di Roma, sacerdoti davvero straordinari, laureati però. Quindi fate attenzione, vi prego, perché ancora adesso ci sono pazienti che vengono e mi dicono che hanno parlato con il sacerdote ha consigliato loro una terapia spirituale, oppure di rivolgersi all'esorcista, che lo sento. Cioè, tematiche da medioevo. Ecco, non dimentichiamo mai che il primo dono di Dio è più grande l'intelligenza. Usiamola. Quindi a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Voglio ritornare brevemente sul caso con cui abbiamo aperto la trasmissione, quello del Fermi di Cosenza, una situazione davvero drammatica, quella che sta attraversando l'istituzione scolastica ed in modo particolare questo liceo prestigioso a cui io sono particolarmente legato, visto che mi sono diplomato in questo istituto. Nello stesso tempo una soluzione tampone si è trovata, non so se come genitore, mi pare che tu sei anche causa attiva, visto che tuo figlio compie gli studi in questo liceo, per cui mai come oggi bisogna fare di necessità virtù. Beh, difatti sono molto legato a questo istituto, anche perché io ho insistito perché mio figlio si iscrivesse ad esempio al liceo classico vicino da noi, o al liceo scientifico lì vicino da noi. Lui ha scelto il Fermi, era felicissimo di frequentare il Fermi e si è trovato ad affrontare purtroppo questa difficoltà che poi mi ha visto coinvolto attivamente con altri studenti, con altri docenti, e naturalmente chi vado a disturbare Sergio Tursi Prato per il suo passato politico come docente, e attraverso Sergio abbiamo avuto l'intervento dell'onorevole Giuseppe Graziano. Si sono prestati veramente a darci una grossa mano tanti assessori, tanti politici, che non menziono perché magari non sarebbero d'accordo.
siamo riusciti comunque a far sì che queste attività, grazie soprattutto alla dirigente straordinaria, siamo riusciti a far riprendere queste attività. Una parte del Fermi però adesso svolge le sue attività didattiche presso il Monaco, cioè significa che è una struttura straordinaria che ha dato veramente luce, consentitemi di dirlo, a figure prestigiosissime nel mondo scientifico nazionale, internazionale e culturale. Alla fine si è ritrovata all'inizio dell'anno con l'inagibilità di gran parte dei locali. Allora, signori miei, ecco la psicologia, no? Qual è la sicurezza che il nostro studente trova nel momento in cui va in una scuola, ed è una scuola dove i locali sono indecenti, sporchi, e non è riferito solo al Fermi, ma conosciamo la situazione scolastica nazionale, sono inagibili, sono pericolosi, sono locali dove non è possibile avere quel minimo di tranquillità e sicurezza dal punto di vista ecosismico, geologico, e il nostro caso d'ansia su questo sta facendo davvero tantissimo. E allora, che cosa andiamo a dire a questi ragazzi? Che lo Stato non è capace di assicurare la benché minima sicurezza in ambito scolastico, in ambito educativo, in ambito anche sociale, perché i nostri studenti saranno gli uomini del domani, saranno i politici del domani. Per cui, come diceva qualcuno, la migliore forma di autorità è l'esempio. Quale esempio andiamo a dare a questi ragazzi? Quindi, ragazzi del Fermi, forza e onore, ricordatevi sempre che la scuola deve sentire voi, perché voi avete diritti a scuola e i docenti hanno dovere. La scuola ha il dovere di informarvi. Quindi forza e onore, andate avanti perché noi vi seguiamo da molto vicino. Con tutto il rispetto per i docenti che sono straordinari, veramente disponibili, sempre attivi. Bisogna alimentare questo dialogo tra agenzie educative diverse, poi magari facendo qualcosa anche all'interno degli istituti, i ragazzi vengono sollecitati nell'ambito del tema che stiamo trattando, perché poi comunque questa forma di disagio si espande, no? E soprattutto entra nel pieno del condizionamento intellettuale anche dei ragazzi stessi. Anche noi siamo stati giovani, per cui per forza di causa maggiore sono i diretti fruitori di questo status quo. Nello stesso tempo ritorniamo magari un po' a parlare in generale degli aspetti clinici, se ci sono novità, il farmaco non so fino a che punto può aiutare lo stato di malessere, ma l'aspetto relazionale, quello del dialogo, incide con minore efficacia o no? Beh, guarda Sergio, io sai che non amo parlare dei miei successi, perché il bene si fa, non si dice. Però, come dire, quest'anno per noi, per me e per Francesca, mia moglie, è stato un anno davvero straordinario. Se pensi che abbiamo avuto uno suo ex paziente, l'ho lasciato la scuola, è diventato magistrato, abbiamo avuto 6 ex pazienti laureati, abbiamo avuto, oserei dire, la moltitudine di ragazzi che sono diplomati, e tante mamme, tanti papà, tante persone che oggi, grazie alla psicoterapia, possono dirsi davvero molto più felici. Ecco, il disagio scolastico, ad esempio, da dove nasce? Perché un bambino a un certo punto non vuole studiare, non vuole andare avanti, non vuole formarsi, non vuole dotarsi, perché la scuola è questo, non vuole dotarsi di quegli strumenti che gli permetteranno di essere un uomo libero e di decidere il proprio futuro. Cioè, questo è fondamentale, ragazzi. Studiare significa dotarsi degli strumenti per essere autonomi, per essere un giorno dei professionisti liberi di decidere circa il proprio futuro. Il disagio scolastico spesso è legato anche a dei docenti che non dovrebbero fare quel lavoro perché non sono capaci, a dei docenti frustrati che magari non si sono realizzati come ingegneri e poi vanno a insegnare matematica e finiscono con lo scaricare le loro frustrazioni sui ragazzi, sugli studenti, o di quelle signore che hanno raggiunto ormai una veneranda età. Non hanno più la pazienza, perché attenzione, l'insegnamento, chi più di te può dirlo, lo sento, logora, mette in difficoltà anche il docente, che deve ascoltare molto spesso anche il disagio sociale. Entriamo in un altro settore delicato di analisi, no? Quello dell'uso di stupefacenti, droghe pesanti e droghe leggere. Rientra